Amici e amiche del buon vecchio Gastube, questa è la chitarra acustica meno cara che potete trovare su strumentimusicali.net. L'altro giorno, girovagando sul sito, l'ho trovata un po' per caso. Stavo cercando le chitarre Parlor, nella fattispecie, quindi con questa forma qua. Sono chitarre che rimandano forse a suoni un po' anni, addirittura anni 30-40, e venivano molto utilizzate nel blues. Insomma, un tipo di sonorità molto, molto particolare. Questa è la chitarra, appunto, meno cara di tutte tra quelle che potete trovare tra acustiche su strumentimusicali.net. Cerchiamo di capire se ne vale la pena. Vi dico fin d'ora, al netto del prezzo di sto strumento, che è ben al di sotto dei 100 euro, quindi insomma un pochino di cose a mio parere si possono anche lasciar passare, altre magari ve le faccio presenti perché è importante dirvele, però insomma secondo me era una prova carina da fare qua su GasTube. Come sempre, se vi va, mentre va la sigla potete iscrivervi, quindi sigla e voi iscrivetevi al canale. Le Parlor hanno tipicamente un sound un po' medioso, un po' nasale. Questo c'è sempre, c'è anche su questa chitarra che ha il top intiglio, il fondo e fasce in... Controlliamo. In abete, abete, ovviamente non si parla di legni masselli, ma visto il prezzo non serve neanche che ve lo dica. Palissandro, per quanto riguarda la tastiera, la costruzione è ok, ma partiamo prima dal suono, poi vi parlo di un po' di cose belle e un po' di cose che vi segnalo perché non sono al top, ma ripeto, siamo su uno strumento che dire di fascia economica è dire poco. Facciamo una bella prova di suonaggio. Questo pezzo si chiama Hurt e di Johnny Cash, o meglio, è coverizzato da Johnny Cash. Come detto, la chitarra in sé è molto mid-focused, quindi ha un po' di frequenza media, un po' di naso, delle basse ovviamente piccoline, perché stiamo parlando di uno strumento piccolo, ma qua viene da dirvi subito il primo pro di questo strumento, che è uno strumento piccolo, è facile da portare in giro, molto molto adatto nel momento in cui magari lo regalate a un ragazzo o una ragazza ancora piccolini, no? Intendo magari chi sta iniziando, 10-12 anni, mi viene in mente questa fascia di età, magari per una gita scolastica mi viene in mente, insomma, è una chitarra che è facile da portare in giro e, proprio in virtù del fatto che è piccola. Ovviamente questa dimensione si porta dietro dei contro, che sono che non ha questo suono grosso, bassoso, enorme, ma ci mancherebbe altro, appunto, stiamo parlando di un'altra tipologia di strumento. Vi dico una cosa negativa che ho trovato: sicuramente la finitura dei tasti non è al top. Me l'aspettavo, non è al top su strumenti che costano anche 300-400 euro, quindi mamma mia. Riuscisse a fare un video in cui non tossisco dall'inizio alla fine, riesco a non tossire. Comunque, un pochino si sentono, se passate la mano qua, non è nulla di fastidioso. Avevo trovato in passato altri strumenti che fai così, sembra che ti tagliano la mano. Qua non è così, nonostante sia uno strumento economico. Altra provettina suonata, questa volta col capotasto. Poi vi spiego il perché, ma prima vi faccio sentire perché uso il capotasto. Perché è un alleato, dopo vi spiego. Rapporto qualità-prezzo secondo me ottimo, perché sentite anche qua che uno non si scorda nonostante abbia messo il capotasto al quinto tasto. Ovviamente
ovviamente sto riprendendo da questo microfono che ho messo qua, è un po' antiestetico, mi rendo conto, ma ci serviva per riprenderla, se no alternative non ne vedo. Dicevo, quindi uno, ha superato il test accordatura anche andando in su. Due, questo, ricordatevi sempre che il capotasto è il vostro alleato migliore nel momento in cui avete ancora problemi col barré, perché spostate proprio fisicamente col capotasto e ottenete altri tipi di sonorità e altri accordi. Questo in realtà è ottimo se non sapete fare il fa, perché questo è un fa. Lo spiego bene nel mio corso Chiave Acustica che trovate in descrizione. Vado e faccio questa prova matta, qua non ho grosse pretese, però vediamo come suona se invece facciamo un brano di questo tipo. Insomma, dai, ci stiamo. Ha un so perché. Anche arrivando a questa roba estrema, considerato che tra l'altro una vita da mediano è più bassa, ho voluto fare questa cosa matta per vedere come reagiva. Siamo veramente in una zona dove solitamente non si usa quasi il capo. A me piace qua, ma non si usa. Quindi vi devo dire, promossa. Vediamo nel momento in cui dobbiamo fare dei barré se è confortevole, perché questo è un altro tema. In questo momento io non l'ho setappata. Questo è una prova che faccio sempre così quando mi arrivano chitarre di questo tipo. Le voglio provare esattamente come escono dalla scatola, perché voi le provate direttamente così e magari non sapete come fare un setup, come usare le chiavette per spostare le corde rispetto alle corde un po' altine, cioè proprio fisicamente la corda rispetto alla tastiera è un po' altina, quindi meriterebbe una piccola girata del truss rod, che è sostanzialmente la chiave che c'è qua dentro. Bando alle ciance, mamma mia quanto parla Barbetti. Ah, è gestibile però. Sì, è gestibile. Allora, è gestibile la questione del barré. C'è un mio video sul barré, l'avevo già fatto con delle altre Savannah, che vi spiega come farlo esattamente, perché tutti lo fanno dritto, ma non si fa dritto, si fa appoggiando questo lato qua. Magari ve lo lascio in descrizione, comunque se ecco tipo come si fa il barré, gas tube esce fuori. L'avevo fatto con un'altra Savannah, anche quella economica, un po' meno di questa, ma costa un pelino di più, niente di che, ed era comunque uno strumento più che bello. Questo, secondo me, allora, come sound mi piace, non posso dire il contrario, come comodità è veramente il punto forte, cioè il motivo per cui uno deve comprare una chitarra così è assolutamente la comodità nel tenerla addosso. Allora, posto che non sono sicuramente io la persona migliore per provare una chitarra con le dita, è evidente, non sono bravo a suonare a dita, però anche da questo punto di vista se la cava. Come detto, meriterebbe un setup, così è un po' faticosa da suonare, merita un giro di chiavetta, in realtà è una cavolata, metti la chiavetta, non so, sì, da questo lato e giri, diciamo, credo sia un giro e mezzo e sei a posto, però comunque va fatto, io ve lo notifico. Detto questo, vi faccio un altro paio di esempi suonati e poi arriviamo alle conclusioni finali. Vabbè, non ho provato la chitarra acustica, potevano mettere Wonderwall. Questo è un pezzo abbastanza famoso dei Green Day. Apro e chiudo parentesi, Simplicity is not stupidity, come apre il suo video didattico Steve Jordan, batterista incredibile, anche qua vale, sto facendo troppa roba, se dovete suonare Boulevard of Broken Dreams dei Green Day, suonatela tutta in giù.
perché l'originale è così, senza tanti fronzoli. If I could, then I would, I'd go wherever you will go, where you're by or down low, I'd go wherever you will go. In definitiva, una chitarra da compagnia. Può essere la chitarra perfetta? No, non lo è, raga. Di sicuro non è la chitarra perfetta a questa cifra, non la troverete mai. Però è una chitarra che può dire la sua nel momento in cui, appunto, la regalate a qualcuno che sta iniziando, volete una chitarra in più da portare in giro perché è leggera, piccolina e tutto un po', la volete lasciare a casa di qualcuno da un'altra parte rispetto alla vostra chitarra principale. Insomma, ha un suo perché. Il perché più grosso, ovviamente, raga, è che costa poco. Un po' come tutte le Savannah. Io personalmente ne ho due, una Sunburst tipo Dreadnought e una nera tipo una 00 o 000, non so come si chiami. Comunque vi linko anche quelle in descrizione, vi linko i video che ho fatto con loro diversi anni fa. Le uso così a caso, quando mi serve una chitarrina da usare velocemente, beh, quelle lì sono sicuramente una scelta che ci sta. Sono la chitarra migliore del mondo? No, io ho anche una Guild di 55 che costa, credo, un 3-4 mila euro adesso e vabbè, quella è la mia chitarra acustica, però per avere delle chitarrine in più che possono essere utili, magari quando non vuoi portarle in spiaggia, vuoi portarle in montagna, eccetera, eccetera, e vabbè, queste possono essere un'ottima scelta. Bellina, ci sta, con tutti, voglio specificare ancora che ci sono un po' di lati negativi, ad esempio perde un po' di basse, ma quello è proprio della forma e non dello strumento in sé, è proprio la forma parlor, si sentono un pochettino qua i tasti nel momento in cui si passa la mano, che è una cosa che in teoria non si dovrebbe fare, va setappata un minimo quando vi arriva, quindi insomma sicuramente ha alcune pecche, ma di nuovo, ripeto ancora una volta, a questa cifra personalmente non riesco a dire che non si possano un po' far passare. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Mettete mi piace, iscrivetevi, tutto un po', grazie come sempre a strumentimusicali.net che mi manda queste cose belle e me le lascia ordinare liberamente dal loro sito, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!